Noi chiediamo di non mettere, perché ci sono persone intorno, perché anche se la cosa non può far male questi anni, può far comunque avere dei risultati negativi tra almeno 10 anni, 15 anni, 20 anni. C'è grande fermento a Quarto tra gli abitanti dell'area limitrofa a Via Masullo, dove questa mattina, senza preavviso, un gruppo di tecnici e operai ha intrapreso le opere di costruzione di un ripetitore dell'H3G che sfrutterebbe, a quanto pare, la tecnologia UMTS con una potenza pari a 2000 MHz. È bastata la recinzione della zona predisposta ai lavori, un terreno agricolo privato non edificabile, a scatenare la reazione dei residenti. Noi non sappiamo nulla, siamo cittadini. Dicono che non c'è un limite di distanza da rispettare, quindi posso costruire ripetitori telefonici ovunque. Addirittura dicono che ci sono persone che ce l'hanno sulle case, quindi per questo vorrebbero metterlo anche qui. Già ne abbiamo uno che è quello dell'Ipercop, che è posizionato lì, non sappiamo la potenza, quindi non voglio entrare nel discorso, però già ce n'è uno, ma non per questo vuol dire che ne dovessero mettere un altro. Stamattina abbiamo chiamato anche i vigili per fermare i lavori, hanno fermato i lavori fortunatamente per oggi e dicono che per loro le autorizzazioni ci sono. La vicinanza di diverse case e di un istituto scolastico e la paura degli eventuali rischi connessi all'esposizione alle onde elettromagnetiche hanno fatto insorgere i cittadini. Del resto, casi del genere non sono nuovi nel comune di Quarto, dove negli anni passati sono piovute segnalazioni relative all'installazione di antenne in prossimità, se non addirittura al di sopra, delle abitazioni. L'incremento, casuale o condizionato che sia, dei casi di patologie oncologiche nei residenti dell'area circostante già allora creò scompiglio nell'opinione pubblica e oggi tuona come uno spaventoso monito per gli abitanti di Via Masullo. Intanto domani le opere di realizzazione del ripetitore riprenderanno e tecnici del comune, operai e forze dell'ordine avranno sicuramente un bel da fare per contrastare l'ira dei cittadini che non intendono arrendersi. Noi domani mattina saremo qui un'altra volta perché, ti ripeto, non possiamo fare altro che rimanere e vedere di fermare il tutto. Quindi saremo qui. Ti ripeto, ovviamente non saremo qui con i forconi a fare cioè, le manifestazioni esagerate, però comunque cercheremo di parlarne, di vedere cosa si può fare. Se il comune ci darà una mano, i vigili, non so, le autorità che possono fare qualcosa, che possano fare qualcosa e che la facciano. In attesa che l'amministrazione chiarisca la vicenda e fornisca un quadro più nitido delle norme vigenti in materia di applicazione del piano antenne, non resta che auspicare che lo spettro del cancro e della malattia rimanga un timore infondato e che il diritto alla salute dei cittadini venga preservato, al di là di ogni logica economica, come bene primario.